Bonjour, je m'appelle Moussa Koné. Je vais vous raconter mon histoire. Buongiorno, mi chiamo Mosè Coni, desidero raccontarvi la mia storia. Mon père était un imam, mon grand-père était un imam, et moi j'ai été imam pendant 10 ans. Mio J'étais padre l'assistant era un imam, d'un mio nonno è missionaire stato un imam colombien, e et io celui qui sono stato un m'a imam enseigné per la loi. 10 anni. J'ai Io sono stato fini l'università assistente di mio padre che era un missionario dell'Islam. È lui che mi ha formato, mi ha insegnato il Corano. Io ho letto tutto il Corano composto da 114 capitoli in 5 anni e dopo ho studiato l'esegesi di ogni singola parola del Corano per altri 5 anni. Mio padre per me era un eroe e io volevo assomigliargli, essere anch'io un imam come mio padre e come mio nonno. Avevo una domanda che ho rivolto a mio padre. Se durante la lettura del Corano la morte arriva, noi andremo in paradiso? Mio padre mi rispose, non possiamo saperlo finché saremo in vita, perché nel giorno del giudizio delle bilance saranno erette e allora saranno pesate le opere di ogni persona. Da questo momento io ho iniziato a fare delle ricerche personali. Inizio dalla centesima sorata del Corano, a partire dal verso 3 che dice: c'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. Le Coran veut dire que tout son péché, l'uomo è ingrato verso il suo Signore ed è testimone della sua ingratitudine. Il Corano dice che tutti gli uomini sono peccatori. Un altro verso dice: c'est-à-dire, si tes œuvres bonnes surpassent le péché, tu vas au paradis, mais si c'est l'inverse, tu vas en enfer. Se le tue buone opere superano i tuoi peccati, tu andrai in paradiso, ma se è il contrario, tu andrai all'inferno. E quindi ho iniziato a riflettere. Il primo verso mi dice che io sono un peccatore e l'altro verso mi dice che devo avere più buone opere che peccati. Io avevo 35 anni e non conoscevo la quantità delle mie azioni, né quelle buone né quelle cattive. Logicamente non potevo sapere dove sarei andato nell'aldilà, questo mi rattristava tanto. Nelle mie ricerche ho scoperto la persona di Gesù nel Corano. Lo scopro inizialmente attraverso dei titoli. Nella quarta sorata, al versetto 71, ci sono tre titoli riguardanti Gesù: il Messia, lo Spirito di Dio, è la parola di Dio. Dunque Gesù è il Messia, la parola di Dio e lo Spirito di Dio. Di seguito scopro che Gesù non ha mai peccato nel Corano, al contrario ho scoperto che gli altri profeti avevano peccato. Il profeta dell'Islam dice nella 48esima sorata, versetti 1 e 2, Allah gli dice: noi ti accordiamo la vittoria per provarti che noi perdoniamo i tuoi peccati. Quindi anche lui ha peccato, ma Gesù non ha mai peccato. La decima sorata dice: Gesù, cioè lui, è nato senza peccato. Subito dopo scopro che Gesù è stato crocifisso, ma la sorata quarta, al versetto 156 e 158, rigetta la crocifissione di Gesù. Questi versi dicono che un altro è stato crocifisso al posto suo. Ma di contro, la terza sorata, al versetto 55, contiene un dialogo tra Allah e Gesù. Allah dice a Gesù: io ti farò morire e io ti rialzerò verso di me. Quando dice che è morto e poi è rialzato, questo significa che è risuscitato. I due verbi, morire e rialzare, sono uniti da una congiunzione e questo significa che Gesù è morto ed è risuscitato. Ora io volevo sapere di che morte lui era morto. A sto punto prendo il verbo morire, che è tradotto in francese, e scopro che ha diverse interpretazioni. La prima interpretazione è una morte violenta, la crocifissione
una morte violenta. La seconda interpretazione, morire per raggiungere uno scopo. La terza è morire per pagare un debito. Quindi ho compreso che Gesù è morto attraverso la crocifissione ed è risuscitato. Dopo tutto questo avevo una decisione da prendere. Sono entrato nella mia stanza e sappiate che io non volevo lasciare l'Islam, ma io non ero salvato restando nell'Islam, e nel Corano ho visto che Gesù era innalzato al di sopra di tutti gli altri. Così ho interrogato Dio dicendo: sono il 14° imam nella famiglia di mio padre e so di non essere salvato. Non posso continuare a pregare come musulmano, ma nello stesso tempo non voglio diventare un cristiano, visto che tu e Dio decidi quello che vuoi per me. In quel preciso momento ho spento la luce nella mia stanza e mentre mi preparavo a dormire, un'altra luce illumina il luogo dove ero e una persona si presenta dinanzi a me. Questa persona mi ha detto: Mosè, adesso tu hai tutte le informazioni che cercavi, prendi la tua decisione. E dopo tutto è sparito dinanzi ai miei occhi. Di seguito a tutto questo ho deciso di donare la mia vita a Gesù, perché nell'Islam, secondo il Corano, io non ero salvato. Gesù ha dei titoli, lui non ha mai peccato, quindi ho dato la mia vita a Gesù nel 1987. E tu che mi ascolti, in qualsiasi paese dove tu ti trovi, lì, qualunque sia il tuo nome, sappi che c'è una sola via che ci conduce al cielo, essa è Gesù. Lui dice: io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Dona la tua vita a Gesù e tu sarai salvato. Lui laverà i tuoi peccati. Dai la tua vita a Gesù e tu conoscerai il paradiso.